Mister, una partita che vede il Verona conquistare il quinto risultato utile consecutivo, dove una partita dove siamo andate in vantaggio, poi le ragazze sono state rimontate, ma nel finale hanno creato altre occasioni per provare a tornare nuovamente in vantaggio. Purtroppo non abbiamo concretizzato appieno quello che abbiamo creato, diciamo. Come domenica scorsa abbiamo creato tanto nel primo tempo, dove dovevamo appunto concretizzare di più, e invece non ce l'abbiamo fatta, e purtroppo per una disattenzione abbiamo preso gol. Comunque le ragazze hanno dato tutto, quello è la cosa fondamentale, importante è fare punti, e pensiamo subito alla prossima. Come valuta la prestazione delle ragazze, soprattutto a centrocampo, visto che oggi mancava Rossella, un'assenza pesante per noi? Abbiamo visto Irene fare una grandissima partita, recuperare tanti palloni. In generale, la prestazione del centrocampo di oggi, come la valuta? Ma si sono comportate bene, centrocampo, difesa, attacco, secondo me hanno fatto anche bene, hanno provato a fare quello che abbiamo proposto in allenamento, che non è semplice dopo pochi allenamenti, però qualcosa è uscito e sono molto felice, e niente, cerchiamo di migliorare dove dobbiamo migliorare assolutamente, e cerchiamo di levare il più possibile gli errori. Settimana prossima si va a Sassari, una squadra contro cui il Verona alla prima giornata a Vigasio ha perso 2-1. Che trasferta si aspetta? Ma anche Sassari è una squadra particolare, una squadra dove bisogna stare attenti perché hanno delle individualità importanti, quindi il campionato di Serie B è così, non c'è niente di scontato, e quindi ci prepariamo bene in settimana perché dobbiamo raccogliere il bottino pieno là.